tanti ritornelli. Salve a tutti e benvenuti a Ritornelli da Paola Belloni, da Luciano Nelli e dalla nostra Paola, la nostra assistente che sta lì buona e tranquilla in attesa di magnà. Poi chi dorme, Luciano, qua non piglia pesci. All'hotel Villarita di Montecatini Terme. Oggi sai che facciamo, Paola? Andiamo con il barcarolo romano. Che va. Grandioso. Bella, sì. Poi andiamo con Genio e Pierrot e poi Oma Lambertini e Joy. E poi Eva For You, Bivacco, sì, famoso Bivacco. Che... I nostri inviati speciali è Mario J. Fox, la donna del mio amico. E allora, partiamo con il barcarolo romano Voga e Va, tra l'altro da una bellissima festa di piazza, sì, che abbiamo fatto l'anno scorso. Andiamo? Andiamo. Vai. Tutti insieme, sulle mani così. Voga e va, sul fiume affatato che scivola, voga e va. Voga e va. E quando sei sempre voga e va. Io da un mese passato da quel giorno che io dissi anime, questo amore è ormai tramontato. Lei rispose lo vedo da me, sospirò, poi mi disse addio cuore, io però non me scordo di te. Corsi appresso ma nulla arrivai, la cerco ancora e non la trovo mai. Se è vero fiume che tu dai la pace, mi sto pentito e fammi Jukebox dediche, vediamo un po' chi ci ha scritto per oggi, Paola. In questo sabato ci ha whatsappato Franco da Reggio Emilia. Franco da Reggio Emilia, oui, Reggio Emilia. La chi voleva fare una bella dedica per la Sara. Sara. Vediamo ben se la contentiamo. La canzone sarà Sara, Sara, quel che sarà. No. Vorrei dedicare a mia moglie Sara, che è l'amore della mia vita, la canzone A Lei, cantata meravigliosamente da Genio. Se fosse possibile, per l'11 novembre, giorno in cui mia moglie compie gli anni. Auguri, Sara! Auguri, auguri! Sara, ti amo tantissimo, Franco. Grazie e complimenti per la vostra bravura. Ma grazie a te, Franco, complimentoni a voi come coppia, insomma, tenete duro, vedo che siete innamoratissimi. Sì, bene. Genio e i Pierrot, nella sua versione a di lei. A Lei. Madonna, perfetta. Tra l'altro, sai, questa canzone
l'ho incisa anch'io per un disco della RCA proprio in italiano. E l'avete anche cantata con Jay. E poi l'abbiamo anche cantata insieme. Sì. A lei, per Sara. Sara, auguri. Sarà così, il giorno se ne andrà e non ritornerà mai più, ma oggi mi vuol bene, io lo so che un uomo non può stare a piangere nel dubbio che poi finirà. A lei i miei occhi darei, a lei, a lei tutto perdonerei. A sarà così, l'inverno finirà, l'estate tornerà con lei, perché una volta ancora la vedrò e quel giorno troverò le parole che nessuno mai più le dirà. Edizioni Suonami, lui è Omar Lambertini, al quale facciamo i complimenti per tutte queste belle cose che fa, in questo caso Enjoy, Enjoy Yourself. Godili, godili, fino in fondo veramente, regalati la magia di un attimo di follia, su fatti tentare, non farti pregare, la vita è adesso.
di amare. Prenditi, prenditi tutto il tempo che ti pare. Regalati la magia di un attimo di follia. So fatti tentare, non farti pregare. La vita è adesso, dai. Enjoy, enjoy. Life is many splendid things. Enjoy, enjoy, enjoy. What a wonderful world. Enjoy, enjoy. Anything is possible. Andiamo, Luciano? Dai, andiamo, faccio partire la sigla e conosciamo meglio l'artista di oggi. Dai, 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 presto che tardi. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Conosciamoli meglio nel salotto di Ritornelli, Antonio Maenza. Ciao, ben arrivato. Ciao, amore, hai conquistato tutti, anche la Pola, vedi che adesso vuol fare l'intervista. Ma gli hai proposto anche di suonare, le hai proposto di suonare il piano con te, quindi è già quel suo frac, vedi, track. Pianista, vedi, perfetto. Allora, Antonio, pianoforte. Studi, insomma, studi, diamo il messaggio che non è che ci si improvvisa. Studio tutti i giorni, che mi seguo anche sui miei social. Rompo tutti i giorni con le cosa mie fai, cose. Pubblichi posti pubblico le cose l'altro giorno a Cremona ho suonato su di un pianoforte tedesco meraviglioso che c'era in questa fiera. Hai il provato prezzo, il prezzo non lo diciamo perché ci viene un appartamento, però la soddisfazione di toccare quel pianoforte, quei tasti, per me è emozione. Quanti anni avevi la prima volta che hai toccato un pianoforte? 9 anni. Però tu vieni dallo studio, chiaramente spieghiamo, sì. Il solfeggio, i metodi. Tutto quello, il maestro a casa, gli esami esterni col conservatorio di Parma, tutte queste cose, poi tutti i vari esami per arrivare a fare compositore, autore, certo. E tutto quello che concerne. Però, come vedete, non si finisce mai di imparare, soprattutto di studiare. A casa tua, Antonio, quando sei arrivato a dire io voglio fare il musicista, io sarò musicista? Quando l'ho detto erano contenti, perché la musica piace a tutti. Però? E quando ho deciso di farlo di mestiere, qualcheduno è andato via di casa senza far nomi, non c'è più mio babbo, e avevo un lavoro fisso come disegnatore meccanico, e per loro ancora a quei tempi il posto fisso, insomma, per i genitori, anche oggi. Per qualcuno anche oggi, sì. Ho compreso molto, però la prima gli ho dato retta, la seconda sono andata a lavorare in Francia e ho fatto il giro dei casinò con l'orchestra di Bologna. E da lì è diventata la mia professione. Però vedi, insomma, era passione, ma anche insomma capacità e caparbietà, sì. Ti ha portato fino a qua. Ho detto vai dove tu vuoi, ecco. Io e così hai fatto. E poi è venuto, lui è diventato uno dei primi fan. Me lo ricordo, sì. Me lo ricordo, tuo padre, un omone forte, sì, me lo ricordo. Tu, Luciano, vi seguivo. Sì. E Blu Cumbia, la passiamo oggi, Antonio? Blu Cumbia è un pezzo tutto strumentale, sì. A proposito, è un po' rivisitato un po' in maniera più chiave, e avrei amato farla proprio a livello pianistico per come me la suona a casa, però per dare un prodotto un po' più commerciale. Per quello che è il ballo e metterlo in un CD, ecco. Andava arrangiato. Rivista, comunque funziona, quindi funziona, sicuramente hai fatto bene a modificare. Blu Cumbia, Antonio Maenza. Vai.
E arriva Eva for You, Eva for You, che ci fanno, che ci fanno un bivacco. Sì. Un bivacco. Eva. Bivacchiamo insieme. Bivacco. Dove lo faranno il bivacco? In Pineto. In Pineto. In Pineto. Esatto. Uno dei nostri inviati è sicuramente lui, è sempre lui l'artefice, Cristiano Chesi. In questo caso si trovano a Siena e vediamo i nostri inviati speciali. Vai! Ciao Luciano, eccoci qua collegati ancora una volta da Siena, ridente cittadina toscana in questo inverno mite. Abbiamo qua un amico, si chiama? Andrea. Andrea, di dove sei Andrea? Sono di Torino. Ma di Torino, che spettacolo, ti fa una domanda. Frammetti, ma sei mica per la Juventus per caso? Assolutamente no, sono del Toro. Grande, vedi che io ho un fiuto per l'intervista, Luciano. Io l'intervista per il momento, l'intervista bene, fa piacere. Forza Toro, grande Toro, gemellato con la Fiorentina ormai da tantissimi anni. Senti, ti fa... Domanda veloce, su un proverbio. A carnevale? Ogni scherzo vale? Eh no, a carnevale mi apre si vestiva la maschera, perché se no va mica bene. Da che ti vesti da carnevale? Non lo so, da Arlecchino mi vestirò. Bene, io da Zorro, cioè, lo stesso vestito che ho da Tito dalle elementari, no? È sempre il solito Zorro. Bene, sfigati. Bene, allora, io qua, caro Luciano, ti saluto da Siena. Forza Toro, ovviamente, come sempre, e forza Viola. Questo va detto, ok? Questo anche per la Paola, che è la presentatrice per la Juve, gobba. Lo so, ognuno ha i suoi problemi, che devo fare? Alla prossima, la sera, siamo usciti. Arriva Mario J. Fox, bravissimo, c'è carissimo voce, amico. Bella, e una bella orchestra, tra l'altro un bel videoclip realizzato da Canzionelli ed è la donna del mio amico, dei famosi. Bella cover di Pooh.
Se io fossi in me ti trascinerei qui su questo letto, non ci penserei neanche per un po', ti farei di tutto. Mi innamorerei come forse io non ho fatto ancora, ma non è così, noi saremo noi solo per mi dare il tempo mai di poter cambiare idea. Non si può scivolarci tra le braccia e guardarsi ancora in faccia. Non si può, no, non si può. Ti regalerò tutti i miei silenzi, perché sei per lui più di quanto pensi. È l'amico mio da che sono al mondo, e non saremo noi a buttarlo a fondo. Quante volte lui per me finì dopo, quante donne abbiamo diviso, quante ne abbiamo fatte, ma con te questo no, non si può, tu per lui sei di più, tu sei tu. Se io fossi in me non ti chiederei di lasciarmi stare, se ogni volta che ti vedrò con lui mi farò del male. Non ti perderò se ti incontrerò in un'altra vita, ma stavolta no, anche se lo so che non è finita. Scappa via, scappa via, scappa via. Non si può, non si può, no, non si può scivolarsi tra le braccia e guardare ancora in faccia. Non si può, no, non si può. Vi salutiamo, andate domani a ballare, stasera è magica, stasera bisogna ballare per forza. E votate la canzone Regina, come state certo, già facendo. Certo, già state facendo, sono già arrivate tantissime segnalazioni per la canzone Regina, ma in ogni caso noi vi aspettiamo domani. Ciao, ciao a tutti, andate a ballare, ciao. Ciao. Quanti ritornelli